Ciao ragazzi, oggi recensiremo il Metamorphorce di No Getter 3, uno dei componenti del mitico trio Getter Robot, rivisitato in chiave preistorica da Sentinel in collaborazione con il maestro Gonagai. Il modello non fa riferimento ad alcuna serie animata specifica, infatti non esiste un anime che vede il trio Getter Robot in versione di No Getter. Per quanto riguarda la scatola, sulla facciata principale possiamo vedere il logo che celebra il 40° anniversario della nascita dei Getter Robot, la scritta in giapponese di No Getter, il logo della Sentinel. Sullo sfondo vediamo in trasparenza un particolare dell'immagine che vediamo in primo piano, cioè del di No Getter 3. Poi le scritte Metamorphorce di No Getter 3. Ed in fondo vediamo le due modalità di questo Dino Getter, cioè la Plesio Mode e la Dino Getter 3 Mode. Sul lato possiamo vedere un'altra immagine del Dino Getter 3 e le scritte Metamorphorce Dino Getter 3. Sul retro troviamo quattro ulteriori immagini sia del Dino Getter 3 che della Plesio Mode, nonché nuovamente le scritte Metamorphorce Dino Getter 3. Ed infine il bollino Dynamic. Sull'altro lato nuovamente la scritta Metamorphorce di No Getter 3 e un'immagine della Plesio Mode. Sull'apertura superiore troviamo le scritte Metamorphorce di No Getter 3, il bollino Made in Factory e nel nostro caso il bollino Sales Outside Japan Only. Sulla base possiamo vedere alcune scritte in giapponese, tra le quali in inglese Ages 15 and Up, quindi destinato ad un pubblico dai 15 anni in su, il rimando al sito della Sentinel, ditta produttrice, e quello di rimando al sito della Union Creative, ditta distributrice. Avvertenze in giapponese e in inglese, un numero telefonico, di nuovo una mail della Union Creative e l'elenco dei materiali di cui è composto questo prodotto. All'interno della scatola troveremo il libretto delle istruzioni in una bustina plastificata ed il blister contenente il Dino Getter 3. Sulla facciata principale del libretto troviamo la maggior parte delle immagini e scritte che troviamo sulla facciata principale della scatola. We'll be right back.
Nella modalità Dino Getter 3 vediamo che il robot mantiene più o meno la medesima conformazione del Getter 3 classico a cui è ispirato. La caratteristica principale di questo membro del trio Getter Robot è quella di svilupparsi in larghezza piuttosto che in altezza, anche se le sue braccia robotiche si allungano a dismisura. Rimane invariata anche la colorazione più o meno bianca della parte inferiore del corpo e quella rossa con parti verdi della parte centrale del busto. Le differenze con il Getter 3 classico invece sono la colorazione arancione della testa e delle spalle, che nella versione classica sono gialle. Le braccia, che pur riprendendo la forma classica allungata, non terminano però in due mani robotiche, bensì in due teste di dinosauri. Poi la presenza sul busto delle fauci di un dinosauro. E inoltre i caratteristici cingoli del Getter 3 sono sostituiti da quattro protuberanze robotiche che nella Plesio Mode si utilizzano anche come zampe del plesiosauro. Una specie di placca metallica munita di siluri che può essere sollevata e la presenza di una coda che termina in una mitraglietta. Passare dal Dino Getter 3 alla Plesio Mode è semplice e abbastanza intuitivo, poiché i passaggi sono pochi. La testa del Dino Getter 3 va ribaltata e rientra nel busto. Le zampe anteriori, che nella modalità robot sono piegate su loro stesse, vanno allungate e poste in verticale a formare insieme alle posteriori le quattro zampe del plesiosauro. Le spalle del Dino Getter 3 vanno girate su loro stesse di 180 gradi. Le braccia poi vanno portate verso l'alto e rivolte con le teste di dinosauro in avanti a formare le due teste del plesiosauro. La placca metallica sulla schiena va sollevata ed i siluri vanno portati verso l'esterno. Inoltre, la mitraglietta alla fine della coda va girata di 180 gradi a formare un ulteriore prolungamento della coda stessa. Il risultato è un plesiosauro abbastanza stabile, dettagliato e con snodi solidi, anche se si ha poca scelta per quel che riguarda la posizione delle zampe, almeno quelle anteriori, che non vanno portate troppo in avanti, altrimenti si mina tutta la stabilità della Plesio Mode.
facile comprendere la modalità di trasformazione e conseguentemente passare da una modalità ad un'altra. Il Dinogatter 3 è alto circa 12 cm, ma può arrivare a ben più di 20 cm se si pongono le braccia verso l'alto e se si allungano le protuberanze robotiche e si pongono in verticale. Come già detto, questo modello è realizzato in ABS e diecast. Le parti in metallo sono la parte centrale del busto in rosso, questo elemento bianco frontale, nonché la placca metallica sulla schiena. Per quel che riguarda l'articolabilità, presenta numerosi punti di snodo su braccia e coda. La testa e il busto possono essere mossi lateralmente di circa 180 gradi, ma non sollevati o abbassati, almeno per quanto riguarda il busto, poco. Le gambe o le zampe, dipende dalla modalità, possono essere articolate maggiormente. Ma in generale questo Dinogatter 3 non ha una grande varietà di movimenti da poter fare. Tra i pro possiamo sicuramente porre la colorazione, colori vivaci e ben fatti, il fatto che la trasformazione da una modalità ad un'altra sia estremamente facile e ovviamente il rimando al Getter Robot 3. Per quanto riguarda i contro, però, sicuramente uno degli elementi distintivi proprio del Getter 3 classico erano i cingoli, che in questa versione però non sono presenti. Inoltre, come abbiamo potuto vedere dal blister, questo modello è assolutamente privo di accessori, quindi di certo degli accessori sarebbero stati più che graditi. Una possibilità, ad esempio, sarebbe potuta essere una Getter Machine 3 in modalità giurassica anch'essa, da poter esporre insieme al Dino Getter 3. In conclusione, possiamo dire che questo Dino Getter 3 può sicuramente fare la sua figura se esposto insieme agli altri due Dino Getter, in quanto è un modello ben riuscito, sia esteticamente che meccanicamente. Ringraziamo il negozio Japan World di Roma, distributore ufficiale Sentinel per l'Italia, per averci fornito il prodotto per la video recensione. Grazie ancora per averci seguito, alla prossima! この青い地球に明日